Allora, andiamo avanti però. Come al solito, io ho un concetto, sicuramente può essere molto, molto particolare, no? Della chimica, della scienza, eccetera, eccetera. Io credo nell'università come un agorà, come un istante in cui non esiste il docente e il discente, ma tutti e due sono docenti e discenti contemporaneamente. Quindi è divertente fare questa cosa, perché si cerca di descrivere qual è la realtà che ti circonda per riconoscerla in te. La vecchia fisica, il vecchio modello, dice Galileo, altro pisano, vede la lampada che si muove e da lì, la lampada del battistero, e da lì scopre tutto quello che ha scoperto. In realtà, e quindi il modello scientifico è accorgersi che esiste un fenomeno fisico, guardarlo bene per vedere come funziona, descriverlo e costruirlo in laboratorio per essere sicuri del tutto, scrivere una legge che lo descrive. Il mio modesto punto di vista è che Galileo non ha mai fatto così. Galileo ha guardato questo fenomeno che lo ha interessato, non comprendendo inconsapevolmente che stava guardando se stesso, cioè una sua vera realtà, una sua creazione esterna. È come se lui si fosse in qualche modo detto: l'ho creato io questo, ma non mi ricordo come. E allora in realtà inconsapevolmente lui non lo sa, guardando la lampada che si muove cerca di comprendere e di ricordare inconsapevolmente, totalmente, come cazzo ha fatto a fare una cosa così. E poi dopo è costretto, dopo che esce da questo momento di buddità, si direbbe così, che non lo può dire ai suoi amici, perché cioè, oggi si direbbe che sei ingannato. Allora invece deve usare la matematica, che è un linguaggio, per descrivere in qualche modo il problema che ha visto, l'approccio con la realtà. Ma la matematica, che è un linguaggio, non è una scienza, come dicono i matematici italiani, mentre gli americani lo sanno benissimo, che è un linguaggio, in quell'istante ecco che il linguaggio perde di significato, non riesce a spiegare perfettamente quello che Galileo ha visto. È una cosa importante questa qui, perché la scienza qui se ne deve rendere conto che non basta avere i soldi, non basta avere le persone, e sovente a volte non basta neanche avere le idee per fare la ricerca scientifica, per comprendere l'universo, ma bisogna avere, essere qualcosa dentro, se no non funziona. Cioè la ricerca scientifica, secondo me, si fa col cuore. L'uomo sinistro mi piace tanto, la parte maschile di sé, il 2 più 2 che fa 4, ma l'uomo destro anche, sentire che le cose stanno veramente in quel modo lì. Perché se l'uomo destro dice che 2 più 2 fa 4, ma l'uomo sinistro, ma il l'uomo destro non è tanto d'accordo, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Questo però lo scoprirete nell'arco della vita, credo. Allora, e siamo arrivati al quinto punto, da discutere dei 12 punti fondamentali. Dopo finiremo questa parte noiosissima e andiamo alle reazioni, che sono le cose più belline. Siccome avete un imprinting che è più di chimica fisica e di chimica analitica generale, io bisogna che faccia più attenzione ai meccanismi di reazione. Allora, il punto numero 5 dice: bisogna stare attenti agli ausiliari che noi utilizziamo. Gli ausiliari sono tutte quelle cose che fanno della reazione il prodotto finale. Non so, il catalizzatore, i solventi, la temperatura, il tipo di apparecchiature. In questo contesto noi ci dobbiamo rendere subito conto dei solventi. Allora, i solventi, che sono la parte fondamentale, che saranno anche la parte fondamentale del corso, ci sono dei solventi che noi non possiamo più utilizzare. I solventi canonici sono solventi che sono pericolosi. Per quale motivo? Uno, li respiri perché hanno una tensione di vapore tale che te, anche se sei lontano 10 metri, l'atmosfera del laboratorio ti si riempie di solvente e te lo respiri, anche se ci sono tutte le cappe del mondo, però te lo respiri. 2. La densità. Non puoi utilizzare un solvente estremamente denso perché ci sono dei problemi nell'agitazione. 3. Il problema.
problema della pericolosità medica, la cancerogenia, che ne so, di questi solventi che sono tutti sovente mutageni e che quindi è bene che tu non li respiri, o se proprio ben bene ti va ti spappolano il fegato, quindi non sono agenti mutageni ma comunque ti recano dei danni allucinanti. Bisogna comprendere subito che ci sono delle sostanze che sono estremamente pericolose, ma anche no. Nello stesso istante in cui sono pericolose non lo sono. Avete sicuramente sentito parlare della diossina. No, la diossina è una roba fatta così. Le diossine, perché in realtà ce ne sono di tanti tipi, qui ci sono dei gruppi, R, X, quello che vi pare. Questo è il difenil diossano, detto diossina, perché la diossina, per la nomenclatura, sarebbe questa roba qua. Quindi una dibenzodiossina. A seconda dei diversi gruppi, vedete, quella è una roba che non si scioglie in niente, è un mattone. Allora, la diossina, lo sapete tutti, grande pericolo, tremendo, casino, eccetera, eccetera. La diossina non si scioglie in nulla, come la mangi, la ricaghi. Quindi, è vero che è più velenosa del cianuro, ma per fortuna non si scioglie in niente. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il pericolo principale della diossina è quando ti casca sulla pelle che te la distrugge. Ma solo perché lì c'è un fenomeno di assorbimento sulla cute che potrebbe essere tremendo. Quindi se te la digerisci, chiaramente la pelle dello stomaco farà lo stesso, il tessuto parenchimatico dello stomaco. Perché è vero che è molto più benefica del cianuro, ma è anche vero che non si scioglie niente, quindi te ne arriva una miliardesima parte, che comunque fa un danno tremendo. Ecco, tenete presente questo problema, perché sarebbe tremendo se questa cosa, per esempio, fosse un gas e si liberasse nell'aria. Saremmo già tutti morti in Italia, dopo Seveso. I solventi abbiamo già detto che rappresentano l'85% delle reazioni organiche che fa l'industria. I solventi di solito vengono utilizzati, poi vedremo che noi potremmo farne a meno, ma parliamone. Se dobbiamo proprio usare un solvente, perché non se ne può fare a meno, bisogna sostituirlo con qualcosa, con un solvente che abbia le stesse caratteristiche e capacità solvatanti dei solventi di prima, che, punto numero 4, non pigli fuoco rapidamente, quindi il punto di fiamma fondamentale, che sia il più alto possibile, e che ci permetta di portare avanti le nostre reazioni. Quindi, punto di fiamma, densità, cancerogenia o pericolosità, capacità solvatanti che deve essere importante, densità, questi sono i punti importanti dei solventi. Allora, noi da questo punto di vista abbiamo solventi di varia natura, che ne so, il pentano, esano, che sono solventi di natura idrocarburica, oppure abbiamo l'etere etilico, il tetraidrofurano, il diossano, che sono, che ne so, di natura eterea, la piridina, che è di natura, che ne so, amminica, questi sono i solventi principali, l'NN di metilformammide, metile NCOH, questa scioglie anche i sassi, si dice in genere organico. La roba clorurata, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, benissimo. Questi solventi qua non si possono più utilizzare. Per quale motivo? Il pentano bolle a 35 gradi, ma c'ha un punto di fiamma che credo che sia meno 20 o meno 40. Quindi se te sei al di sopra di questa temperatura devi stare attento, perché lui potrebbe pigliare fuoco se ci passa un cenno davanti, se c'è una scintilla, se succede qualcosa nella reazione di non controllato.
del pentano ne respiri tanto. In laboratorio d'estate la tanica del pentano ogni tanto scoppia, fa pum! Sì, perché la temperatura è talmente elevata, sebbene sia sempre bassa, che gonfia sto pentano e gli fa occupare uno spazio superiore a quello che occuperebbe l'inverno. Non parliamo dell'etere etilico, l'esano è un po' meglio, ma non parliamo dell'etere etilico, del tetraidrofurano. L'etere etilico bolle a 35 gradi, fai conto. Il tetraidrofurano bolle a 65, il diossano bolle a 102. Tenete presente che una delle cose fondamentali dei solventi, quando si fanno le reazioni chimico-organiche, nessuno ti parla dei solventi, no? I solventi hanno delle caratteristiche fondamentali, devono essere capaci di solvatare ed avere una capacità di complessare. Solvatare e complessare. E devono servire come volano termico. 3. Perché se tu fai una reazione che devi scaldare a 100 gradi, non è che ci metti sotto, per voi che forse avete fatto un po' di laboratorio venendo da qualche altra parte, un termomanto o un qualcosa di scaldante, un apparecchio che scalda, che dona energia. È difficile con la manopolina che hai a tua disposizione identificare la quantità di calore, perché ti va sempre un po' più in su, sempre un po' più in giù, allora devi cercare di lavorare con le termocopie, la temperatura fa casino, si apre una porta corrente, la temperatura si raffredda, si fa il grignard mentre sta per partire è molto delicato, lo devi proteggere con tutto il tuo amore. Io mi portavo un maglioncino da casa e coprivo il pallone col maglioncino rosso del grignard, perché gli volevo tanto bene, perché se no, se lui prende freddo, il grignard non parte più, per dire la delicatezza, no? Il rapporto che c'è con la cosa che stai facendo. Invece, se noi usiamo semplicemente una certa quantità di calore, quello che ti pare, poi usi il diossano, te lo sai che oltre i 102 gradi lui non va nemmeno se sei sul sole, perché certo la temperatura del sole sarà estremamente elevata. Questo cosa vuol dire? Che la quantità di materiale diossano che passa dallo stato liquido allo stato gassoso in unità di tempo è superiore. Ma ci sarà un refrigerante che refrigera e ritorna dentro la roba refrigerata, cioè te non vai oltre i 102 gradi, anche se ci metti una lancia termica sul pallone di reazione. Quindi l'unico sistema per avere un controllo sicuro della temperatura è metterci quel solvente che ti fa da volano termico, ti bolle a quella temperatura lì. Questo è fondamentale. Ebbene, questa roba qui te lo puoi utilizzare, perché questa roba fa male. Bisogna trovare dei solventi diversi. Analogamente è parecchio nociva la NN di metilformamide, anche se ha la capacità, la bolle altissima, ma ha la capacità, essendo una molecola parecchio polare che ha un sacco di doppietti di elettroni che potrebbero solvatare delle cose acide, per esempio se io devo solvatare, in termini tecnici brutti si dice sciogliere, per carità, sciogliere, si scioglie lo zucchero nell'acqua, il cloruro di sodio si solvata nell'acqua, come sicuramente sapete meglio di me. Un sacco di doppietti prevedono che tu ti possa in qualche modo essere contento e riuscire a solvatare anche dei sali. Se ti hai bisogno di fare una sostituzione nucleofila, te c'hai un tosilato, un atomo di carbonio fatto così, OSO2 fenile CH3. Questo è il paratoluensolfonile, chiamato tosilato, un buon gruppo uscente, perché i gruppi quando escono, escono come basi deboli. Siccome l'acido paratoluensolfonico è un acido della Madonna, il tosilato è una base debolissima. Quindi quando c'entra un nucleofilo, Cl-, che entra dalla parte opposta del gruppo uscente, per problemi di orbitali, il Cl- chi me lo dà? Il cloruro di sodio. Il cloruro di sodio deve essere solvatato dal solvente. Ebbene, l'NN di metilformamide può avere una certa capacità di solvatare il cloruro di sodio. Ve lo dico, tenete presente che il legame carbonio X che subisce una reazione di
sostituzione nucleofila, il nucleofilo entra dalla parte opposta, se il meccanismo è una sostituzione nucleofila bimolecolare, dalla parte opposta del gruppo uscente, se questo è otticamente attivo di configurazione assoluta R, diventerà, questa è la freccia che si usa, otticamente attivo di configurazione assoluta S, perché il nucleofilo prevede il capovolgimento dell'ombrello. E il nucleofugo, X meno, esce perché esce come base debole. Allora, perché questo entra dalla parte opposta di X? Entra dalla parte opposta di X perché il legame carbonio X ha due caratteristiche fondamentali. Il carbonio pesa 12, fai conto X pesa di più. O è un solfonato, o è un cloro, è un gruppo elettronattrattore per effetto induttivo. Quindi gli elettroni stanno dalla parte del cloro. Qui c'è il cloro e qui c'è il carbonio. Questo è l'orbitale di legame, con i segni più e meno. Voi siete teorici, sapete esattamente che cosa vogliono dire questi segni. Spero, credo. Questo cosa vuol dire? Che l'orbitale di antilegame è fatto al contrario, è grosso qui ed è piccolo qui. Questo è quello vuoto, più, meno, più, meno. Questa parte qui, siccome da questa parte è più grosso l'orbitale di legame, questa parte qui è più piccolo ed è più grosso questo di qua. Quindi quando io devo mettere una coppia di elettroni, questi elettroni li devo mettere qui dentro. Non li devo mettere qui, sì, c'è la probabilità anche che entrino qui, ma la probabilità è più ridotta. In questo contesto il nucleofilo entra sempre dalla parte opposta del gruppo uscente, perché l'orbitale di antilegame che si sta per riempire di elettroni è collocato dalla parte opposta. Oh, che meraviglia! Allora, questa è un po' la natura yin e yang delle molecole organiche. Cioè, un composto organico è un acido ed una base insieme. È una base perché ha i suoi doppietti di elettroni, cioè gli orbitali pieni. Ed è un acido perché a ogni orbitale pieno corrisponde un orbitale vuoto. Se non esistessero gli orbitali vuoti, non ci sarebbe nessuna reazione nell'universo. Ed ecco la natura yin e yang delle molecole. Sei una base e sei un acido contemporaneamente. La dualità dell'universo non esiste, è solo una fregatura. Voi siete dei chimici che avete quell'andamento lì, quindi voi sapete fisicamente che una delle cose più importanti dell'universo è la simmetria. Che meraviglia! La simmetria. La simmetria ti dice che i composti otticamente attivi girano il piano polarizzato a destra o a sinistra. Quindi c'è il più e il meno, c'è il buono e il cattivo, c'è l'acceso e lo spento. Non è vero una mazza. È una tua idea. Te guarda, questo pennarello qui si può girare in senso orario o si può girare in senso antorario. Dice, ecco, che puttana, vedi, c'è la dualità. Ma quale dualità? Guarda, questo gira secondo te in senso orario, secondo me gira in senso antiorario. Quindi non è vero che c'è la dualità. C'è il punto di vista. Allora qualcuno ti potrebbe dire, la dualità esiste perché c'è lo stare fermo o il muoversi. Non c'è la dualità, perché lo stare fermo nella fisica quantistica vuol dire non esistere. Quanti fotoni ti passano davanti? Un casino, ma li vedi? No, quindi per te non esistono. Te vedi solo i fotoni che ti colpiscono, perché reagiscono con te e ne acquisisci consapevolezza. Tenete presente che in tutto questo discorso c'è un aspetto filosofico dell'universo, eh? Oh, che meraviglia! Ma torniamo a noi. Te fai questa reazione, quindi hai usato un tosilato, che è un buon gruppo uscente, lo hai usato apposta perché è una base debole, e devi solvatare il cloro. Quindi hai bisogno di un solvente che ti solvati il cloro. Ecco dove è finito tutto questo discorso. Oppure c'hai dei solventi che hanno un certo tipo di polarità. CCl4 assolutamente non polare. Il CCl4 andrebbe benissimo, non si scioglie, non scioglie molte cose, c'ha un sacco di doppietti elettronici, bolle abbastanza alto, ma non tanto da richiedere grosse quantità di energia.
energia di calore, non è per niente polare però, perché sostanzialmente il CCl4 è una molecola decisamente simmetrica, il CHCl3 è sicuramente molto più polare, il CH2Cl2 è molto meno polare, il CH3Cl non si può usare perché è un gas. Il problema è che il CH2Cl2 bolle a 35 gradi, quindi praticamente come il metano, come le peridine, quindi ci sono dei problemi sulla volatilità e sul punto di fiamma. Il CHCl3 ti spappola il fegato se te lo respiri, veramente, anche se non so se l'avete mai bevuto, io lo dico così perché io faccio chimica organica, ho bevuto di tutto, dal benzene al pentano, al CHCl3, al CCl4, quindi conosco i sapori di tutta questa roba qua, vi posso assicurare. Però il chimico organico è fatto così, deve avere un contatto con la materia, non è che te lo devi bere, però rendetevi conto che gli antichi medici, quando facevano l'analisi delle urine, le bevevano, c'era un rapporto con la materia che te utilizzavi, che non è quella distaccata da oggi, ah io che odo, che puzza, quando apro l'armadio dei prodotti chimici, ah no facci te perché a me ti fa schifo, allora te non fai il chimico organico, fai il pastore, che così stai in contatto con la natura. Non bisogna avere paura. Non bisogna aver paura delle cose che stai manipolando, che le conosci e le sai che le devi manipolare. Questa è la safety, no? Come si dice. Il CCl4 ha un vantaggio, non piglierà mai fuoco, anzi si mette negli estintori per spegnerli, gli incendi. Solo che è piuttosto decisamente nocivo, proprio per la sua capacità solvatanti. A contatto con il materiale organico non è che ti faccia proprio bene del corpo. Allora qui bisogna trovare una soluzione, e la soluzione la scriviamo di qua. Al posto dell'esano e del pentano, l'esano è sopportabile, e quindi io guarda, ci metto un trattino così per dire, l'esano se proprio non ne posso fare a meno, il pentano non te lo faccio usare nell'industria mai, non troverai mai nessuno che usa il pentano su un impianto, mai. Lo puoi utilizzare in laboratorio, in piccole quantità, io ne consumavo qualcosa come grosso modo un litro al giorno, solo per fare le prove di cristallizzazione. Ma in laboratorio io, tieni presente questo, lavoravo facendo 4-5 reazioni al giorno, una volta sono arrivato a farne 12 reazioni con tutta la vetreria lavata alla fine della reazione, che erano reazioni complicate, tipo un litro di duro, un paio di miliard, la sintesi del sodio boriduro, del BH3 tetraidrofuranato, tutto in un giorno, un paio di reattivi di Vignard e così via. Alla fine della giornata 2,5 litri di etere, 2,5 litri di acetone solo per lavare la vetreria. Te ti rendi conto che questa cosa non si può fare nell'industria e ora non si può fare neanche più in un laboratorio normale, moderno. Non lo puoi più fare. Sai quanto respiri te di questa roba quando lavi la vetreria con le mani, perché non ce l'avevi la lava vetreria, ai miei tempi non esisteva. Quindi bisogna che l'operaio sicuramente non venga a contatto con questa roba, ci sono gli operai che lavano la vetreria, no, non va più bene. Perché gli operai lavano la vetreria? Te l'ho spiegata Tino. Gli operai lavano la vetreria, e ci sono, per esempio a farmacia c'erano i bidelli allora che ti lavavano la vetreria, a chimica non ci sono mai stati, te la lavavi da solo, perché tu sei un chimico, il tuo lavoro costa dei soldi, quindi non puoi, l'industria non può sprecare il tuo tempo che te devi sprecare nel lavare la vetreria la lava un operaio, te devi fare le cose di concetto. Quindi quando non c'erano le lavavetrerie, quello che lavava la vetreria era l'operaio, perché il tuo tempo era a costo, costava. Beh, è importante tenere conto di questo. Voi finite nell'industria, dovete gestire gli operai, dovete tenere conto di questo. Allora, qui ci mettiamo l'eptano. L'eptano è sicuramente migliore, ne respiri meno perché la tensione di vapore è favorevole in questo contesto, ha un punto di ebollizione più alto, un punto di fiamma più basso, ha una viscosità più alta e questo potrebbe creare dei problemi, ma ancora siamo nella classe, nel range di capacità e nelle possibilità di utilizzo, diciamo così. Qui
Lettere non se ne parla nemmeno, Lettere non se ne parla nemmeno. Tenete presente che in una università come questa, l'ultimo a distillare il tetraidrofurano sono stato io 10 anni fa. Quando sono entrato qualche anno dopo nel vecchio laboratorio in cui avevo distillato il tetraidrofurano, c'era ancora l'apparecchiatura del tetraidrofurano che aveva succhiato sotto azoto il mercurio dentro, che il chimico di turno scambiava per il sodio. Credeva di averci il sodio dentro, invece era la valvola mercurio che aveva risucchiato nel tempo. Quindi quando qui il prossimo di noi andrà a distillare il tetraidrofurano, siccome non si ricordano più come si fa, siccome non sanno più montare un'apparecchiatura, io quel giorno rimango a casa perché qui ci troviamo una buca. Su questo non c'è ombra di dubbio, Ve lo dico, vediamo se è vero. Spero di no, perché qualcuno si farà molto male. Beh, l'etere etilico non si può più usare. Questo, se mi respiro, non so se ce l'avete presente l'odore del tetraidrofurano o l'odore del diossano. Allora, diciamo che ci sono dei solventi come questo e come questo che vengono utilizzati dalla Green Chemistry come alternative possibili. Sostanzialmente basta l'aggiunta di un metile per rendere il punto di ebollizione del tetraidrofurano più alto, il punto di fiamma più basso e soprattutto la tensione di vapore, ne respiri di meno, con uno o con due metili. La capacità solvatante ne soffrirà un po', perché questi doppietti di elettroni che servono per solvatare, che ne so, il reattivo di Grignard che stai facendo, ci sono questi due metili che hanno un grosso ingombro sterico. Il reattivo di Grignard è fatto così, RMGX, fatto così, è un modo di dire, perché se vogliamo parlare di come è fatto il reattivo di Grignard ci mettiamo un corso. Però sostanzialmente ci sono due leganti che si agganciano al magnesio e lo solvatano. Questi due leganti fanno in modo che il magnesio abbia l'ottetto elettronico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e che quindi sia stabile termodinamicamente. Voi capite bene che a seconda dell'R, a seconda dell'X, quando qui ci sono due gruppi metilici, questo tipo di solvatazione potrebbe avere delle problematicità. Però sicuramente questo solvente lo possiamo utilizzare. Perché? Perché costa poco. Perché? Perché si fa facile e si fa non dal petrolio, ma si fa dalla canna da zucchero, questa roba qui. Si fa da una chimica riciclabile, riutilizzabile. È evidente che il diossano a questo punto lo scartiamo totalmente, anche se in alcune reazioni è fondamentale il diossano. Perché? Tutta la chimica dei composti organometallici si basa sulla natura dell'agente organometallico. Il reattivo di Grignard, RMGX, è tale in etere, è tale in tetraidrofurano, ma il diossano non è quella roba lì, no? Perché? Apro una parentesi, solo perché vi ricordi qualcosa. Non so se ve lo ricorderà, perché dipende dai corsi che avete fatto. RMGX, ce ne metto due, è in equilibrio con R2MG più MGX2. Questo, il signor Schlenk, many years ago, ha studiato questo tipo di equilibrio. Dove c'è un reattivo di Grignard ci sono anche questo tizio e questo caio. R2MG è un magnesio di alchile. Questo è un reattivo di Grignard. Questo ha un'altra reattività. A seconda del solvente, questo equilibrio si sposta a destra o a sinistra. Per esempio, col diossano, il magnesio di alogenuro viene criptato dal diossano e precipita come un solido bianco. In soluzione diossanica rimane RMgR, che è il magnesio di alchile, che io posso utilizzare per fare reazioni completamente diverse da quelle del reattivo di Grignard. In questo contesto sono obbligato ad usare, se io voglio, l'R2MG, il diossano. Dove se può, se cambia. Dove non si può, si cerca di stare attenti. Questo è un po' l'aspetto. La piridina, no, per carità, la piridina no. Cosa ci mettiamo al posto della piridina? La trietilammina, N, etile. Che vantaggio e svantaggio può avere?
questa ammina. Beh, le ammine sono tutti agenti mutageni, perché gli agenti mutageni sono caratterizzati sostanzialmente dalla presenza di un doppietto di elettroni. Questo doppietto di elettroni ha una caratteristica adattiva tale che, entrando nel meccanismo delle cellule, si aggancia a quella parte chimica della cellula, alterandone acida, alterandone l'equilibrio conformazionale. Questa cosa si aggancia, e dove si è agganciata i gruppi tendono a muoversi per far spazio a questa roba che è entrata e a girarsi. Capite che se cambia l'equilibrio conformazionale, cambiano le informazioni che quel particolare composto biochimico ti darebbe. Le informazioni sono legate alla conformazione o alla configurazione? Punto interrogativo. Cioè, Piero Angela, sapete perfettamente che Piero Angela dice in televisione: il DNA è una base di informazioni, in qualche modo contiene il codice, quello che sarà poi il codice genetico, la sequenza degli aminoacidi. Il DNA lo contiene, la sequenza di basi guaniniche, pirimidiniche, che sono al centro della doppia elica. Benissimo. Questa molecola qui, quando è che comincia a lavorare male? Quando il fenantrene, che è una molecola come una mattonella, rigida, ma che ha un doppietto di elettroni, che si aggancia in qualche modo a qualche sito acido del DNA, ne altera l'equilibrio conformazionale. È la fine. Tutti quei processi che il DNA farebbe nel tentativo di produrre con quel meccanismo tutta quella serie di polipeptidi, con quelle regole legate alla sequenza delle triplette, delle basi guaniniche e pirimidiniche, non funziona più. Quindi l'alterazione dell'equilibrio conformazionale è la base dell'informazione genetica. Il DNA che molecola è? È una molecola che ha caratteristiche fondamentali. Contiene un sacco di informazioni. Queste informazioni sono esattamente uguali al numero di conformeri che la molecola ha. Io ho 10 conformeri, ho 10 informazioni. Sono come un byte che non è 0,1, è 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perché non si usa l'eptacontano? L'eptacontano C70H142. Certo, si può arrotolare anche come te pare, ma l'equilibrio conformazionale è infinito. Ci sono infinite conformazioni che hanno infinite probabilità di esistere. Quindi nell'eptacontano ci sono infinite informazioni, quindi nessuna informazione. Perché? Perché la dualità non esiste. Quindi l'infinito, il numero altissimo e il niente sono la stessa cosa. Allora, quali sono le informazioni, le molecole che biologicamente sono importanti per te? Quelle molecole che hanno un equilibrio conformazionale preciso. Cioè, da un punto di vista chimico-fisico, voi dovreste dire molecole che hanno orbitali pieni ed orbitali vuoti che tendono, stabilizzandosi, a sovrapporsi tra di loro, facendo in modo che gli elettroni dell'orbitale pieno finiscano anche dentro l'orbitale vuoto. Effetti stereoelettronici. Quindi, una molecola che ha 3 o 4 possibilità di essere, di stare, è una molecola che ha 3 o 4 possibilità di portarti un messaggio. E a seconda di come sta, ti porta 3 o 4 messaggi. Il DNA te ne porta un bel numero, l'eptacontano ti potrebbe portare tutti i messaggi, quindi non discrimina nessun messaggio e quindi non serve a niente. Quello è il problema. Non vi fissate sull'aspetto del carbonio otticamente attivo. Quella è un'altra storia. Quello che conta è la conformazione, non la configurazione della molecola organica. Questo è fondamentale, eh? Tenetelo presente, perché magari non c'è scritto da nessuna parte. Cosa ci metto al posto della piridina? Al posto della piridina ci metto la trentilamina. C'è un punto di ebollizione più basso. Sono sicuro che riesco con rotavapor a portarla via più facilmente. La piridina è veramente tremenda, perché la sua capacità di donare un doppietto di elettroni rispetto alla trentilamina è tremenda, quindi è un agente piuttosto pericoloso, al di là del fatto che tutti e due non hanno un gradevole odore. Ma questa la manipolo meglio, in qualche modo. La potenzialità solvatante
non è la stessa, dipende qual è il tipo di reazione, però sono due sorgenti della Madonna, tutti e due, perché ovviamente hanno un epsilon, cioè una capacità di essere polarizzate, che finisce poi per poter polarizzare anche le molecole che hanno comunque dei legami polarizzabili, chetoni, alcoli, aldeidi, acidi, esteri, alogenuri alchimici. L'azoto è presente in tutti e due, quindi se stai facendo una reazione in cui deve andare via l'acido cloridrico, sia la piridina che la tetilamina ti aiutano, ma la tetilamina poi la lavori meglio. Tutti e due sono solventi che sono solubili completamente nell'acqua, quindi un lavaggio con l'acqua porta via tutto. Questo, ma io ora vi dirò una cosa, che non so se la Green Chemistry è d'accordo, però il dimetilsolfossido può essere un solvente sostitutivo della NN-dimetilformaldeide. Il dimetilsolfossido è un fortissimo, è un composto che ha doppietti di elettroni da poter cedere, un po' come la NN-dimetilformaldeide. Ha un punto di ebollizione molto alto, non si può usare a bassa temperatura perché cristallizza, se vogliamo dire questo, però soprattutto un chimico che si chiama Corey l'ha studiato parecchio, l'ha utilizzato in moltissime delle sue reazioni. Da un punto di vista industriale c'è chi non lo vuole utilizzare, ma è un antinfiammatorio potentissimo. Quindi tutto sommato, a meno che tu non ci faccia il bagno dentro, che chiaramente sarebbe ovviamente da evitare, tutto sommato è meglio il dimetilsolfossido che non la NN-dimetilformaldeide. L'idea che l'industria ha di sostituire questo solvente con il pirrolidone, che è questo, per alcuni anni ha avuto un certo successo. Sostanzialmente questo è una molecola che ha le stesse caratteristiche funzionali della NN-dimetilformaldeide, però ovviamente ha tutta una serie di caratteristiche al di là della densità, che chiaramente è più alta, che ci permettono di rendere questo composto sicuramente meno benefico di questo. Qual è il problema? È facile, questa è un'amide. Sapete come sono fatte le amidi, no? Anche questa è un'amide. Le amidi fanno così. E anche questa amide fa così. In questo contesto, questo doppietto di elettroni, in qualche modo, non è proprio capace di essere donato come quello di una ammina come la piridina, perché è in compartecipazione con doppio legame carbonio e ossigeno. Quando tu hai un'operazione del genere, guarda com'è fatta nello spazio questa molecola qui. Questa molecola è fatta così, 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 così. Noterai che il metile ovviamente si mette qui e qui c'è questo doppietto. Ecco, in realtà non c'è tanta sovrapposizione in questo contesto, quindi in una molecola ciclica come questa in realtà questi elettroni si comportano in modo abbastanza differente che questi, cioè questo doppietto di elettroni è più donabile, questo doppietto di elettroni appare meno donabile, e quindi il problema è che è vero che questa ha una un punto di fiamma sicuramente meno rischioso di questo, una solubilità nell'acqua minore di questo, però c'è un punto di ebollizione più alto, però questo doppietto di elettroni sostanzialmente è più donabile nel metil pirrolidone che non nella NN di metilformaldeide. Parla chiaro la formula limite di risonanza, vedete come funzionano questi modelli. Quindi qualcuno ha detto che sarebbe meglio utilizzare solventi di altra natura. In questo contesto sicuramente il dimetilsolfossido andrebbe bene. La Green Chemistry ha proposto questo signore, così. Pare che molecole del genere abbiano caratteristiche migliori, soprattutto dal punto di vista della salute dell'operaio che se la respira. Ecco. Va
presa in considerazione la cosa che tutte le volte che io vi dico usiamo un altro solvente, quell'altro solvente deve essere facilmente reperibile. Quindi se io ho detto voglio usare questo, bisogna che questo costi poco, perché lo uso come solvente, quindi ne uso tanto, quindi deve essere recuperabile, riciclabile, quindi facilmente recuperabile, senza costo, e facilmente sintetizzabile, se no non lo posso usare. Infatti vedremo che questo composto qua, come abbiamo detto, questo composto qua sono facilmente recuperabili, non dalla chimica del petrolio, il che non è banale. Anche qua questo lo posso utilizzare, ma quando? Lo posso utilizzare nelle reazioni, ma non nelle estrazioni. Quando io cioè ho fatto una reazione in cloro di metilene, bisogna che per estrarre con l'imbuto separatore in laboratorio e quindi nel corrispondente apparato nell'industria, con l'acqua, il prodotto organico che io ho ottenuto, non posso usare il cloro di metilene perché dovrei utilizzare una quantità enorme rispetto a quella della reazione. Voi tenete presente che magari in un palloncino da 250 ml te usi 300 ml di cloro di metilene per estrarre il tuo prodotto, grosso modo, di media, dipende dal prodotto. Quindi ti immagini un pistolone da 250 litri, che sono un impianto medio, piccolo, industriale, quanto cloro di metilene ci vuole analogously per poterti rapportare a casa il tuo prodotto? Troppa roba, troppo problema. Quindi attenzione, da poi alta, punto di ebollizione basso, punto di fiamma pericoloso. Quindi questo lo posso utilizzare solo e solamente se ci faccio la reazione, ma per estrarre no. Devo utilizzare altri solventi. Solventi che posso utilizzare quindi per migliorare in qualche modo questo quadro sono ancora il CH3CN, il CH3CO, OCH, CH3CH3, un estere, non l'acetato di metile, non l'acetato d'etile. L'acido acetico sì, si può utilizzare, questo scioglie tutto, ma l'acetato di metile no. Tutte le cose con metile sarebbero da evitare. In alcune tabelle trovate che come solventi, i solventi migliori potrebbero essere il metanolo. Io ti dico no, il metanolo no. Quindi mettiamolo qua, i solventi acquosi, metanolo, etanolo. Allora, l'etanolo ti ci faccio il cerchietto, te lo do per buono. Ma allora utilizziamo qualcosa di meglio, che è questo. Oppure il butano, no, CH2OH, CH2, CH2, CH3. Costano poco, hanno un potere solvatante elevato, perché c'è anche una parte idrocarburica elevata, ma non sono né il metanolo né l'etanolo. Pericolosità di punto di fiamma, ma sapete, il metanolo c'è, se te lo esprime, certo. Io non avrei problemi, l'ho già dato. Però qualcuno, cioè fegato si spacca. L'aspartame, tutti voi avete sentito parlare della pericolosità dell'aspartame, no? C'era la Carloeva che aveva un impianto una volta di aspartame, c'era una tonnellata. L'aspartame è praticamente un amminoacido che da una parte è protetto con un estere, CO metile, e dall'altra parte ci è attaccato un amminoacido, mi sembra di ricordare. Il problema dell'aspartame è legato semplicemente al gruppo metilico dell'estere, perché l'estere si idrolizza con l'acido cloritico dello stomaco, forma il metanolo viene ossidato dal fegato e fa l'aldeide formica, l'aldeide formica è cancerogena. È lì il problema dell'aspartame, quindi non è che sia una molecola complicata, quindi evitiamo il metanolo, ovviamente. Ecco, queste sono le problematiche. Noi possiamo lavorare quindi su solventi che abbiano queste caratteristiche, oppure
cambiare completamente modus vivendi e costruire una serie di solventi alternativi, che sono solventi che poi vedremo, che saranno per esempio i polifluorurati, totalmente polifluorurati, oppure i solventi, i liquidi ionici, che sono sali di ammonio quaternario portati ad alta temperatura. Ma qui ci arriveremo. Il problema dell'energia, e questo si fa facile, il problema dell'energia ha un costo e nell'industria questa cosa conta. Come lo scaldo io il mio reattore? Lo scaldo con l'energia elettrica? Ma questa energia elettrica da dove la tiro fuori? C'è un motore che brucia petrolio, gira e scalda una... gira una turbina che scalda una resistenza che mi produce calore? E il problema è che il petrolio che io sto utilizzando è un agente inquinante. Quindi più ho bisogno di calore, più sto facendo delle cose che non vanno sicuramente nella direzione della green chemistry. Tenete presente che ci sono queste le fonti di energie rinnovabili. Le fonti di energie rinnovabili, voi dite, ma come faccio a ricordarmi queste cose complicatissime? Guardate, torniamo ai tempi dell'alchimia, che è la cosa più semplice. L'alchimista di una volta aveva l'idea che il mondo fosse fatto di quattro cose: terra, acqua, fuoco ed aria. E da questi elementi noi dobbiamo tirare fuori quello che sarà l'energia rinnovabile, non dal petrolio. L'aria, l'energia eolica, no? Si fa girare una pala, va benissimo. L'acqua, si fa passare l'acqua nella turbina, la turbina gira, oppure le onde del mare. Sali e scendi, sali e scendi, sali e scendi, ci sono queste chiatte che dentro hanno questi dispositivi per cui il salire e lo scendere producono energia elettrica, come quei giochini che dai al gatto, che c'è la lucina dentro. Il gatto lo sbatte, lo muove e si crea in automatico la lucina che il gatto vede e te non c'hai bisogno di metterci una pila dentro. È eterno, in qualche modo. Il fuoco è l'energia solare. Cioè i pannelli solari, sono queste la terra, l'energia geotermica, i soffioni boraciferi, dove il posto te lo permette, te utilizzi quello che te hai lì. Quindi se sei in Islanda userai l'energia termica, se sei all'equatore userai il sole, se sei sulle Alpi userai l'acqua perché ci saranno le cascate. Ma dovresti tentare di utilizzare sempre l'energia che l'ambiente ti mette a disposizione, che non sono questi tipi di energia inquinanti. Il petrolio basta. Certo, la gente usa il petrolio per quale motivo fondamentale? Motivo economico, cioè ci sono delle scelte che il politico ha fatto per cui te devi utilizzare, perché noi abbiamo un sacco di motori che vanno ad acqua, che sono stati brevettati da decine di anni, ma che non vengono presi in considerazione. Guardate, non vengono presi in considerazione non per il fatto che il motore ad acqua non va bene, oppure crea delle problematicità con le famose sorelle dei gruppi petroliferi, no? Certo, loro non vogliono che ti usi l'acqua, il motore d'acqua, loro vogliono che tu usi il petrolio. Ma non è questa la vera ragione. La vera ragione, per esempio, in Italia è che ci sono sulla benzina le accise. Cioè tu togli la benzina e togli una fetta enorme di tasse che entra nello Stato. Quindi è lo Stato stesso che ti dice devi inquinare per forza, perché se non inquini con la benzina io muoio. Non sono le sette sorelle o quante sono petrolifere. Certo, sono anche loro. Ma c'è un problema economico a monte che nessuno ha voglia. Perché l'industria delle automobili, chi se ne frega, domani mattina c'è il motore d'acqua, va bene, faccio il motore d'acqua, le automobili le vendono lo stesso. Quindi non è la Fiat che ha un problema, o la Chrysler, o chi ti pare, o la Volkswagen ora, ma è lo Stato che non guadagna più i soldi. No? Cosa fa lo Stato? Lo Stato sicuramente non si comporta da fautore di green chemistry. Lo Stato ti vende le sigarette, ti dice, oh, guarda che se le fumi poi muori, però mi raccomando, fumane tante. Ti dice così lo Stato, sotto forma di, beh, no, non devi fumare perché ti fa male. Ma se ti fa male, togli le sigarette, no? Non si fa prima? No, non si può. Ma si capisce perché non si può. Ci sono alcune reazioni, e questa è la cosa interessante, che se te le fai con quel tipo di energia, vanno. Se le fai con un altro tipo di energia, non vanno.
Esempio. Una volta, tantissimi anni fa, lavoravo su delle cose che si chiamavano fenantrenine, che sono delle molecole strane, dei fenantreni con degli azoti nel mezzo, a posto di atomi di carbonio. E in realtà una casa farmaceutica italiana aveva scoperto che c'era un antinfiammatorio potentissimo in una fenantridina che aveva sintetizzato. Quando va a purificare, potentissimo, quando va a purificare questa fenantridina scopre che il potere antinfiammatorio era completamente scomparso. Così comprende che è una delle 12-13 impurezze minime che c'erano dentro quelle fenantridine che era quello il prodotto che aveva un potere inimmaginabile come antinfiammatorio. Quindi io dovevo trovare, isolare tutte le impurezze, trovare qual era quella giusta, estrarle e così via. La reazione si faceva, a un certo punto c'era una reazione che portava a questo prodotto, che si faceva con un bagno ad olio. Si prende un bagno d'olio, che è questa cosa qui. Il laboratorio faceva così, bagno olio, girava, il pallone di reazione era qui dentro, con tutto quello che ci doveva essere. La reazione avveniva, qui c'era la piastra scaldante, il motorino, con tutti i cosini, eccetera, i piedini, così. La reazione tutte le volte che la facevo dava un certo numero di prodotti, di cose che contenevano quella macchiettina lì, una delle tante, 12, mi sembra di ricordare, erano come gli apostoli, e una di queste doveva essere quella buona. Beh, se io facevo la stessa reazione con un termomanto, una delle macchiettine non si formava e il prodotto non aveva capacità farmacologica. E te direi, ma come? Ma ho scaldato, ma scaldare col termomanto e scaldare con un pallone di reazione evidentemente era diverso. Questo per dirvi, attenzione, perché non tutte le fonti di calore, di energia che te stai dando alla reazione vanno bene. Vuoi fare un reattivo di Grignard di un fluoruro? Non lo farai mai il reattivo di Grignard del fluoruro. R X più magnesio. Come credi che funzioni questa reazione? Funziona con quello che è il meccanismo SET, Single Electron Transfer. Il magnesio, il legame RX, di antilegame, è fatto così. Qui c'è R e qui c'è X. Questo è l'orbitale vuoto di antilegame, perché l'orbitale pieno è fatto così. Vedi il contrario? Allora, Single Electron Transfer, questo viene messo qui dentro. E quello che si forma è R.X più magnesio. Questo stronzettino vale meno e questo magnesio qui vale più perché gli ho tolto l'elettrone. Questo, questo è un radicale anione, questo è un radicale catione. Si sbattono tra di loro dando una reazione radicalica. La reazione radicalica produce R punto più MgX punto. I due radicali si sbattono tra di loro e danno RMGX. Questo è il single electron transfer. Funziona così il reattivo di Grignard. Ok. Se questo è il meccanismo di reazione, te capisci perfettamente perché il Grignard del fluoruro non lo puoi fare. Perché questa reazione avviene bene. In un secondo ti dico il bignamino della chimica organometallica. Questa reazione avviene bene perché questo orbitale qui è grosso. E l'elettrone del magnesio o del metallo che io utilizzo è facile da staccarsi. Questo orbitale P è grosso, se X è grosso, quindi se è iodio, bromo, cloro, ma se questo è fluoro, è col cazzo che ho un orbitale grande da poterci stabilizzare un elettrone che c'entra dentro. Ci metto una vita. Certo, fra un milione di anni la reazione avrà un numero di urti efficaci più basso, quindi dovrò avere più numero di urti elettroni efficaci perché la reazione vada. Cioè dura di più, ma di più quanto? 10 anni? Io me la posso stare a sprecare 10 anni di tempo per farmi un magnesio fluoruro alchile. Oh, benissimo. Allora, avete capito che se io al posto del magnesio ci metto il palladio, che è più grosso del magnesio, ed è un metallo di transizione che ha sempre 2 elettroni in fondo da poter donare, o il nickel o il platino, voi che siete chimici, alcuni di voi di natura generale, la tabella periodica degli elementi, questo è hard, questo è mezzo e mezzo e questo è più soft. Questo
produce il fatto che siano tutti di 10, ma uno è un S1 di 9, uno è un S2 di 8 e un altro è un di 10. C'è una differenza sostanziale in hardness e in softness, perché l'orbitale D è soft, l'orbitale S è più hard perché è più piccolo. A meno che non sei nella zona della tabella periodica degli elementi dove c'è quel misterioso fenomeno che si chiama contrazione. Beh, allora, col palladio, che è un elemento che i suoi elettroni te li dà, perché sono a livelli più alti, quindi hanno meno energia per essere ceduti, velocemente, l'ipotetico corrispondente reattivo di Grignard che si otterrebbe col magnesio, con l'nichel o con il palladio lo ottieni a meno 20 gradi in 4 secondi. L'hai mai fatto un reattivo di Grignard? Te ti metti lì, RX col magnesio, e lo guardi, e ci aggiungi un pochino di RX sulla polvere di magnesio, senza solvente, e lo guardi, ci soffi sopra, lo scaldi, lo abbracci, dici le preghiere, ci metti un fiammifero sotto nel tentativo di cominciare a far venire fuori quella bavettina che ti viene fuori nel pallone di reazione, non ti fai prendere, come si diceva prima, lo abbracci così, no, non ci passate vicino i tuoi colleghi, così, no? State lontani, è mio, così che se non c'è il laboratorio delle scene allucinanti, e poi a un certo punto comincia a partire la reazione. Uno ioduro alchimico devi raffreddare, perché la reazione ti parte a scheggia. Un bromuro ci metti 5 minuti, un cloruro ci ha messo 5 ore e mezzo per farlo partire una volta. Col palladio a meno 20 gradi in 4 secondi avviene quella reazione lì. Capisci che cosa vuol dire? Che ora sai perfettamente come si inserisce un metallo in un legame carbonio-alogeno, a seconda dell'alogeno che hai, a seconda del gruppo R che hai, a seconda del metallo che usi. Facile! Questa è la chimica degli orbitali, no? Si fa così. Bene, te capisci che il fluoruro di un col magnesio non lo fai, che come lo puoi fare? Perché sai, il chimico dice, no, lo voglio fare lo stesso. Lo faccio con gli ultrasuoni. Gli ultrasuoni, bagno ultrasuoni, è un'energia. Allora, bagno ultrasuoni, metti il fluoruro dentro la polvere di Grignard e dai via gli ultrasuoni. Gli ultrasuoni non fanno altro che allungare velocemente il legame carbonio-fluoro, che è piccolino, quindi avrebbe come molla Kx quadro una velocità di questo tipo. Invece lo iodio ha una situazione molto più lenta, ma molto più lunga a distaccarsi R da X. Ecco, quello che fa l'energia di un bagno ultrasuoni è cercare di allungare il più possibile. In qualche modo l'energia che il bagno ultrasuoni dà ti cambia la forma dell'orbitale. Ed ecco che il magnesio riesce a entrare e tu puoi ottenere quello che con altre forme di energia che non avresti mai potuto ottenere. E bisogna che vi dica l'ultima cosa, perché c'è un filo conduttore un po' in tutto questo discorso che stiamo facendo, che è il nylon 66. Non a caso, beh, l'ho preso perché è utile. Scusi, sì. Una cosa. Sì. Quindi, tanto per fare un sì. Resume. Cioè, quindi il palladio si farebbe più veloce, diciamo, convenzionalmente, mentre invece se io voglio continuare a utilizzare il magnesio uso gli ultrasuoni, perché attraverso gli ultrasuoni riesco ad ottenere più o meno, certo, lo stesso effetto del questo palladio. Questo con il fluoruro, perché con gli altri alogeni non ho bisogno. Okay. Non ho bisogno, cioè ci metto un po'. Certo, se te vuoi usare gli ultrasuoni con lo iodio non c'è bisogno, perché come lo ioduro alchimico vede il magnesio, ci si aggancia. Come si attiva un reattivo di Grignard? Ci si butta dentro un pochino di iodio d'etile, parte il reattivo di Grignard ed ecco che ti hai la possibilità di reazione. Tenete presente che RMGX ha una reattività completamente diversa da RPDX, perché l'elettronegatività di R è legata all'elettronegatività del magnesio, del metallo. Più lui è elettropositivo, più R è elettronegativo. Scegliti il tuo metallo e avrai la reattività di R meno come vuoi te, o alta o bassa, perché tu sai usare ora tutta la tabella periodica degli elementi. Quindi ti può servire un ferro alchile, un palladio alchile, un boro alchile, un alluminio alchile, lo sai fare, ma sai che dopo avranno reattività completamente diverse, perché cambierà la hardness e la softness degli orbitali presi in considerazione. Allora, guardate questa reazione perché secondo me è carina. Cloruro di nitrosile, NO,
cinelle. Il cloruro di nitrosile al calore te metti sul tetto, reazione, in un boccione, in un bottiglione che guarda il sole. Quello che succede è che si forma lo ione nitroso e lo ione cloro. Punto. Cloruro di nitrosile, ma che cos'è? È semplice, è l'acido cloridrico che reagisce con l'acido nitroso. Voi l'avete già vista questa reazione? Sì, se a livello di organica 1 o di organica 2 avete fatto la reazione di Sandmeyer, cioè la sintesi degli azo derivati dei composti aromatici che poi servono per fare i coloranti azoici, miliardi di dollari su quella roba lì, sapete che per fare lo ione nitrosonio si usa l'acido cloridrico e il nitrito di sodio. L'acido cloridrico più il nitrito di sodio fanno cloruro di sodio e acido nitroso. L'acido nitroso in presenza dell'acido cloridrico fa lo ione nitrosonio NO+. Detto fra di noi, il controione è Cl-. Quindi in quel contesto te c'hai quel reattivo lì. Poi si può fare in tantissimi altri modi, ma tanto per dire, sicuramente qualcosa che avete visto nella vostra vita. Questo è come il cloruro e il cloro, cloro-cloro. Il legame azoto-cloro è un legame sostanzialmente parecchio covalente, perché sia l'azoto che il cloro hanno sostanzialmente la stessa elettronegatività. Quindi, quando un legame è caratterizzato dai due contendenti che hanno la stessa elettronegatività, la reazione che viene fuori è la scissione omolitica, non eterolitica del legame, che invece si ha quando tu hai una specie polarizzata. Io sono più forte di te e mi prendo anche il tuo elettrone, quindi sono caricato meno, e te rimani caricato più. Ma questo vuol dire che il legame non è covalente, è polarizzato. Quando il legame è covalente, quello che succede scaldando è che ognuno si piglia sull'elettrone. Chi dei due signori è più reattivo? Quello meno stabilizzato, il cloro punto. Perché? Ma perché l'azoto con l'ossigeno si rimpalla con questo elettrone, che può andare un po' sull'azoto e un po' sull'ossigeno con diverse formule di limiti di risonanza. Quindi, formule di limiti di risonanza presenti? Sì. Stabilità presente? Sì. Reattività? Bassa. Quindi è il cloro che reagisce. E sono nelle condizioni di una generazione di un alcano. Cosa volete che venga fuori? Questo. E questo, nelle condizioni di reazione che abbiamo adottate, si lega al coupling, l'accoppiamento NO. E fa il nitroso ciclesano. Il nitroso ciclesano è una specie inesistente, perché si trasforma in un miliardesimo di secondo nella corrispondente ossina. E qui vi dirò una cosa che non so se sapete, però vale la pena impiegarci due secondi. Magari ci torniamo la prossima volta, perché ne vale la pena. Ci avete presente l'equilibrio chetoenolico? Non esiste solo l'equilibrio chetoenolico, esiste tutta una serie di equilibri diversi. Quindi l'equilibrio chetoenolico te lo scrivo. Aldeide, CH3COH. CH2 doppio legame, CH OH, va bene? Benissimo. CH3NO equilibrio, CH2 doppio legame, NOH. Lo vedi che cosa sto per dirti, eh? Che questa cosa è nient'altro che un equilibrio chetoenoico, in realtà che chiameremo nitroso idrossimico. Bene, noi sappiamo che l'equilibrio chetoenolico prevede che tutto sia spostato verso la forma chetonica. Ti posso assicurare che questo equilibrio è spostato tutto verso la forma ossina. Non esistono i nitroso derivati degli alcani a meno che il carbonio che è attaccato all'azoto non abbia idrogeni acidi, non abbia idrogeni. Esempio banale, eh?
questa esiste, vedrai, non la puoi fare la forma eolica, non la puoi scrivere, quello esiste, il nitroso benzene esiste, però gli altri no, non esistono. Ce l'avete presente perché questo equilibrio è fatto così e quello di sotto è il contrario? Non ce l'avete presente. Quando capiterà ve lo dico io, perché sul libro non c'è scritto. Sì, il chetone è la forma più stabile dell'equilibrio chetenolico. Grazie, arrivederci. Sì, grazie, arrivederci, ma perché? Se voi avete un'estrazione di chimica fisica, dovete capire come sono fatti gli orbitali e comprendere che in certe situazioni gli orbitali pieni, gli orbitali vuoti hanno una sovrapposizione maggiore in una delle due forme e quindi quella forma la rendono più stabile. Si tratta quindi di effetti stereoelettronici. Tenetelo presente questo fatto fondamentale. Se voi guardate come è fatto il DNA, magari vi hanno raccontato un sacco di palle sul DNA. Il DNA ha le basi puriniche e pirimidiniche. Nelle basi puriniche e pirimidiniche, voi sapete che ci sono come si chiama? Le basi che sono 2 a 2, la, T, C, G, che si agganciano insieme, no? Benissimo. E si agganciano solo 2 a 2, no? Ognuna per i cazzi suoi. E fanno legami a ponte idrogeno, che contano tantissimo per la stabilizzazione. Questi legami a ponte idrogeno prevedono che le forme pirimidiniche abbiano un equilibrio enolico interno che sembra contratermodinamico. L'anello A6 con 2 atomi di azoto potrebbe diventare, che è un ammide, potrebbe diventare aromatico se il C doppio legame O con NH vicino diventasse COH e ci fosse il doppio legame CN. Diventerebbe aromatico quello. Non lo fa, perché se fa così perde la possibilità di fare il legame a ponte idrogeno. Quindi tenete presente che in quel caso, per esempio, c'è qualcosa che ti fa capire che le cose non vanno in quel modo. Ma banalmente, tornando il fenolo. Perché il fenolo non è il ciclo esadienone? Il fenolo è l'idrossibenzene. Stabile con la delocalizzazione. Perché c'è la destabilizzazione. Benissimo. Che meraviglia. E capisci perfettamente che c'è questa cosa qua. Quando te c'hai CH3, CO, CH2, CO, CH3, te cosa dici? Che questo stai in questa situazione. C, O, H, CH3, vedi? Lui preferisce stare in forma eolica perché ha la possibilità di fare un anello a 6 che stabilizza tutto poi con un legame a ponte idrogeno. Sì, prova a fare la stessa cosa con CH3, CO, CH2, C, O, CF3 e scoprirai che non lo fa, perché se ci metti un CF3 qui, il CF3 è un gruppo elettrone attrattore. Che cos'è questo? Un alchene. Gli alcheni com'è che si stabilizzano? Quando sono più sostituiti. Sì, ma da cosa? Da gruppi elettron donatori, tipo il CH3. Come te nell'alchene ci metti un gruppo elettron attrattore come il CF3 e non lo vuole sentir dire quella cosa lì. Quindi qui bisogna andare a vedere come sono fatti gli orbitali, perché questo è il problema, orbitali pieni e orbitali vuoti. Magari se c'è tempo, questo è un problema di organica 1, se c'è tempo lo vediamo, ok? Quindi, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato quel prodotto che poi darà la trasposizione di Beckmann e ci fornirà il nylon 6,6, ma questa volta abbiamo utilizzato una reazione completamente diversa che aveva bisogno, perché sennò non avrebbe funzionato, del calore del sole. L'abbiamo fatta sul terrazzo di casa. Sostanzialmente erano la chimica di queste reazioni quasi nasce in Italia, a Bologna, all'Istituto Chamichan, dove Chamichan era quel tizio che metteva i boccioli sul terrazzo dell'università al secondo piano, terzo piano, e faceva scaldare la roba per vedere cosa veniva fuori. Eravamo nel 1890, ovviamente, o giù di lì. Però ecco, ora le reazioni radicali, che una volta non si sapevano fare perché i radicali non si sapevano tenere,
perché danno reazioni velocissime. Beh, ora c'è la chimica dei metalli organici, la chimica dello stagno, la chimica del piombo. Non a caso ci si mette il piombo nella benzina, perché fa qualcosa di radicalico, per cui la benzina non prende fuoco, perché i radicali non si formano. Quindi sono metalli che fanno qualcosa quei radicali. Quindi si riesce a fare tutta quella serie di reazioni radicaliche che una volta non si potevano più fare. Quindi fare anche un legame carbonio-stagno, un legame carbonio-metallo, può essere utile ricordandosi tutto quello che ci siamo visti prima. In parole povere, io cosa faccio? Uso la Green Chemistry per ricordarvi o per agganciarvi a tutta quella serie di cose che da qualche parte magari non avete fatto e che avete la possibilità di vedere qui. Ecco, questo era un po' il risultato. Quindi ci fermiamo qui. E, per ora, le cose importanti sono comprendere che terra, aria, acqua e fuoco sono le vere sorgenti di energia, e noi dobbiamo scegliere la sorgente meno inquinante, ma sovente siamo obbligati tra questi a scegliere una sorgente precisa, perché sennò le reazioni non vanno a parità di energia messa in gioco. Allora ci vediamo lunedì alle 2:30 per fare 2 ore, vero? Sì. Non siete divertiti, grazie.